è a posto. Pa! Molto bravo lo starter a dare il segnale giusto nonostante un po' di nervosismo nelle prime fasi. Luke Skywalker da buon velocista subito in prima linea insieme allo stesso sopra al Belgrado che è secondo. Al terzo si è immediatamente acquattato il favorito di più che anzi punta dritto la terza corsia andando a rilevare al comando lo stesso Luke Skywalker. Al quarto è sistemato Caotico che precede Lago Mago che è quinto in corda seguito da Grid de Chat. Poi le femmine in coda che sono Lady Showhill che lascia appunto in ultima posizione Chloredi. Di più ottiene quello che voleva, ovvero il comando delle operazioni, ma una volta che l'ha ottenuto non ha decelerato e affronta la piegata in vantaggio, sempre seguito dalla coppia formata da sopra un Belgrado all'interno in giubba verde con le maniche rosse, al suo fianco in bianco rossonero invece Luke Skywalker, al quarto per via interne Lago Mago in giubba rossa sul bianco rosso verde di Caotico, Grief de Chat in giallo rosso all'interno Lady Showhill, a chiudere c'è sempre Chloredi. Nel frattempo di più ha rubato qualche metro rispetto ai suoi inseguitori, affronta la retta in vantaggio dando tutta l'impressione di voler allungare, cosa che in effetti fa aumentando il suo vantaggio. Sopra Belgrado è colui che deve ricucire questo strappo, mentre Caotico muove al largo. Lago Mago che ha trovato spazio su Luke Skywalker, Grief de Chat che si fa trainare, poi Lady Showhill e Chloredi al largo di tutti. Di più che in chiara evidenza è 400 scarsi, adesso i cattivi provano ad avvicinarsi con Lago Mago che passa a secondo su Caotico e Grief de Chat, Chloredi al largo di tutti. È ancora in vantaggio di più che all'ultimo Farlong è davanti sul tentativo di Grief de Chat che sembra quello più incisivo, ma di più ancora davanti Grief de Chat che prova a ciuffarlo insieme a Chloredi che si lancia al largo nelle ultime battute, di più che è sempre lì, di più che argina e viene a concludere nettamente lasciando Grief de Chat al secondo e al terzo ancora Chloredi.